L'associazione Farma e Benessere nasce nel 2013 a Cava dei Tirreni. Siamo un gruppo di professionisti del settore sanitario. Quando è nata l'associazione avevamo solo un banchetto in piazza per misurare la pressione, alle persone che passavano. Da questo però è nata quella che è la nostra passione e ci sono stati molteplici iscritti all'associazione, medici, farmacisti, biologi. Da qui è nato farmaebenessere.it, il nostro sito internet con la nostra applicazione, scaricabile dal cellulare, da tutti i cellulari Android, ed è nata la nostra passione di fare prevenzione, informazione e formazione sul territorio. Organizziamo molteplici iniziative, fra questa Benessere In, un tipo di evento itinerante durante il quale i medici dell'associazione, i professionisti e tutti non fanno altro che fare delle visite mediche gratuite alle persone. In un periodo come questo, dove la sanità alle volte effettivamente non funziona, noi cerchiamo di investire in prevenzione, così da avere anche dei risultati economici migliori per lo Stato. Investire in prevenzione significa risparmiare poi sui ricoveri in ospedale, possiamo salvare delle vite prima che le patologie diventino troppo gravi per farlo. La nostra associazione è sul nostro territorio e rappresenta quello che è il territorio della provincia di Salerno. Noi ci siamo e speriamo che le persone ci seguano sui nostri canali, quindi www.farmebenessere.it, la nostra applicazione My Personal Pharma, scaricabile gratuitamente, e niente, seguiteci e seguite Farma e Benessere. Continuiamo a raccontare le storie positive del territorio. Bisogna far sapere chi non si arrende alle avversità, chi non si lagna sui problemi che conosciamo tutti. E oggi premiamo due storie di cittadinanza attiva bellissime, uniche. Quella che viene da Cava dei Tirreni, ma si è estesa un po' al territorio provinciale, dell'associazione Farma Benessere, fondata dal dottore Barone, che da anni ormai presta visite gratuite a persone in stato di bisogno. Persone che appunto non potrebbero altrimenti curarsi, quindi un qualcosa che va esteso a tutto il territorio. Noi con la Casa del Diritto alla Salute lo facciamo a Salerno Città, faremo anche un gemellaggio a breve, quindi uniamo le anime belle di tutto il territorio provinciale. Poi avremo Vincenzo Vavuso, che da anni porta avanti una raccolta fondi con iniziative artistiche e di volontariato per poter aiutare la comunità di Accumoli. Dopo il terribile terremoto, ancora centinaia di strutture che prima erano rivolte ai cittadini sono chiuse. E grazie al suo lavoro incessante è nata una biblioteca aperta a famiglie e bambini, quindi una libreria, un qualcosa di unico, nato da Salerno che arriva oltre confine. Quindi anche due storie che possono incoraggiare tanti cittadini a non arrendersi alle problematiche quotidiane e a rimboccarsi le maniche perché i problemi esistono, ma con buona volontà, idee e perseveranza si possono risolvere tante problematiche quotidiane. Che dire, noi con il MARIC abbiamo fatto, è ovviamente un movimento neofita, un movimento che è nato qualche anno fa o 2 anni e mezzo fa circa, e in 2 anni abbiamo cavalcato l'onda, abbiamo fatto tante cose importanti sia sul territorio locale sia sul territorio nazionale. Tra le opere più importanti che abbiamo portato a termine o che stiamo portando a termine, perché manca veramente pochissimo al traguardo finale, stiamo ormai al 95% dell'opera compiuta, e quella della realizzazione della Casa della Cultura ad Accumoli, precisamente ad Illica, frazione di Accumoli. È nulla, che dire, è un edificio culturale, polifunzionale, aggregativo, e quindi nulla, abbiamo costruito questo progetto, questo edificio per dare un sorriso in più a quella popolazione tanto che ha tanto sofferto e sta soffrendo ancora. In questo spazio culturale, ovviamente, è anche un centro aggregativo, come ho detto già prima, e noi faremo due percorsi. Il primo percorso è il Museo dell'Arte Contadina della cittadinanza, ovviamente, e poi metteremo in esposizione delle opere del MARIC, quindi in permanenza, faremo un'esposizione in permanenza, però ci sarà anche una biblioteca, ci saranno degli schermi giganti, sarà una cosa molto molto bella e fruibile. E, nulla,
nulla. Io ovviamente sono fiero e sono orgoglioso di aver fatto questo insieme ovviamente al mio gruppo, insieme al Marik, insieme agli artisti del Marik, ovviamente artisti che fanno parte di questo gruppo, sono artisti nazionali e internazionali, tra cui ci sono anche poeti, scrittori, perché è un gruppo polivalente, un gruppo che vuole raccogliere e racchiudere tutte le forme delle arti. Noi siamo orgogliosi e siamo fieri di aver portato a termine questo progetto. Ovviamente per noi, per il Marik, sarà un inizio di una lunga serie di eventi che faremo sul territorio accumulese. Questo perché? Perché vogliamo dare una nuova linfa a questa popolazione. Per cui mi auspico che la gente continua a seguirmi, continua a ragionare non solo con la mente ma anche con il cuore e anche con le mani, perché cuore, mente e mani poi sono l'arma vincente per un futuro migliore.